resistere a qualsiasi cosa. Ah, bello lupetto, ti è convenuto. E vattene, va. Mazza, quanto regge sto qua? Ok. Io quasi salterei da questo lato piuttosto che andare là. Però sono silenziato per quanto. Per tipo sempre. Vabbè, andiamo qua. Quindi è finita la paura. E niente, io qua me la devo fare proprio a fette, tranquillo. A meno che io non abbia... questa è troppo lontana, cavolo. Però sarebbe buono avvicinarmi quella, eh. Avvicino Cuddles. Gli do due carezze. Peccato sta carezza, va. Sta crocchetta. Mazza che botta. Minchia. Ok. Dammene un'altra. Ok, no, non me l'ha data un'altra. Strano. Questo non ha armatura, quindi possiamo fare tranquillamente Stampede. Ah, gliel'ho fatto non bravo. Distrutto, via. Mamma. Scrocchied. Emberwing! You'll pay for that. Poi ci spostiamo. Allora, lui? Riesce proprio, vediamo da qua. No, bisogna proprio andarci a piedi lì. Vediamo un po', facciamo un pezzettino a piedi. Ho scamato qualcosa qui, tra l'altro. Quello mi costa 2, salì mi costa 1. Tanto vale. Ah, quello pure evoca un altri due ragnetti. Beh. Il problema è che la tipa fa il turno prima di Ifan. Io trovo che lei ammazzerà Ifan, secondo me. E se mi ammazza Ifan, ammazza pure la sua evocazione. Eccola. Non è vero. Lol. Adesso lo curiamo. Leviamo dalla picture questo Cuddles che stava per fare il turno dopo. Poi salto qua e gli do le tre crocche, quelle brutte, a questo. Questo quanto mi guarda. No, facciamo uno. Baffo col tizio. Ah, ma il tizio in ardente lo fa tu. No, vabbè, GG. Ma che botta gli do a questo. Bam. 35 danni diversi. Ah, Nano, mentre all'altro in tutto questo è stato fermo 6 ore, però adesso è di nuovo in lizza per essere un bomber. Abbiamo una curata a lui. Vabbè, viene danneggiato ovviamente. Cerco di bloccare i ragni. Ok. Questo è andato. E... niente, lui deve camminarsela proprio. Morta. Ah, perché è tipo... dai, levati un po' di vita, va, così tiri una crocca leggendaria. Beh, diciamo che ne ho viste di migliori, però...
visto botte migliori. Tra l'altro manca solo la tipa, o sbaglio? Fatte pure una curatina. Mi sa proprio che manca solo la tipa. Passa il turno, tanto lui non c'aveva modo, potevo andarla a chiudere di là, ma... Ok! Onesto! Va bene. Ho detto, questa tanto è morta, e invece... Invece, hai capito? Madonna, piena di risorse questa. Devi togliere le risorse, via qua, no? Un paio di risorsette. Che è risorsa 1 e basta, è bastata solo quella. You bitch. Passa il turno. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Bel fight. Wow. Sti cazzi. Qua la situazione è pure critica, è tutto in fiamme. Pala... Ma... No, ma perché ho preso la pala scossata? Rimettila qua, questa. Che cazzo ci faccio? Ecco cos'era che si poteva scavare qua. Oh, oh. Leggi. Leggi. Ah! Nuove ricette con nuove cose, nuove rune. Qui giù non c'è una mazza. Strano che la tizia quella lì potentissima non abbia droppato niente di... di interesting. Mi sarei aspettato qualcosina di più. E poi questi ci hanno proprio attaccato. Povero Cuddles. Costolette crude, buone. L'erba pure buona. Ah, vedi, c'era pure il passaggio da qua. C'è anche una, un pezzo di cosa volante qua. Una manita. Tanto quelli buoni credo che siano morti tutti da fuori. Il lupetto pro e... Reietto cacciatore. Zanna piuma. Minchia che flop. Almeno identifica, almeno il capo qui. Iniziativa movimento schivata. C'ha il suo. L'equipaggio. Il calice lo prendo, questo pure. Invece per il signore qui, vediamo un po' se è buono. No. Cioè sì e no. Nel senso, perdere furia. Però perde un po' dei danni. Perde un 5% dei danni. Perde quasi 20% dei danni. Perché la forza da 5%, mi pare. Mi pare di sì. Mandalo al principe rosso. Ma invece se io volessi fare una cosa tipo, ok, per esempio questi, no, qual era? Gli stivali di Ifan. Questi qua sono unici, no? E io vado su combina. Poi cerco i... Cerco una sega perché mi sa che li devo ritirare fuori di nuovo dalle sacchette. Le sacchette sono fighe, però dovrebbero permettere di aprirle mentre ti trovi nella modalità qua. Anche perché mo' devo andare a ricercare. Andiamo bene. Forse sta qua su ingredienti. Dove cazzo è che sta? Mannaggia la puttana. Mannaggia la puttana. Che fine hanno fatto sti qua? Porca puttana. Rimorta. Cibo. Ecco, lì stanno qua, giusto? Sì, ah, ecco, ecco. Allora, potenzia gioielli.
l'equipaggiamento, credo che insomma intenda. Noi andiamo su combina, potenziamo per l'appunto questi stivali che ci piacciono, questi Difan, no? Mettiamo qua e non fa un cazzo. Ma io cosa posso potenziare in tutto questo? Cioè, cosa, quali sono le cose che io posso potenziare? Perché non riesco a capire. Cioè, la roba grigia posso potenziare? Oppure ce ne vogliono un quantitativo tanto, tipo, ce ne vogliono 87 per farne una. Cioè, per dire, mo, se io voglio potenziare, che ne so, potenzio questi, no? Combino. In braghe di tela lui lo teniamo, eh. In braghe di tela. Mettiamo questo qua. E niente. Questo è per potenziare l'arma, quell'altro è per potenziare i gioielli. Vediamo un po'. Materiali per l'artigianato. Quello per potenziare i gioielli è questo. Non lo so. Vediamo se c'ho qualche oggetto di merda che non sia unico. Proviamo con. Vediamo un attimo. Ovviamente non ce l'ho mai nella vita. Figurate, anche perché non la troppo io la zella quella del piffero. Ma non riesco a capire sta cosa. Cioè, le cose uniche non te le fa potenziare. Quell'altra io non so che ci vogliono. 25 cose. Boh, devo andarmi a leggere la wiki. Vabbè, poi lo vediamo. Comunque, intanto abbiamo fatto questo combattimento che è stato veramente fantastico. Quindi è stato worth it fare questa. Questa cappatina. Ah, vabbè, c'è questo pezzetto qua. Non ci frega niente. Adesso andiamo in città. Oh, guarda che carino. Le tinture. Perché non le mette? La rubate questa un po'. Pure questa un po'. Non ho la maglia macchiata. Mo prendi la maglia macchiata. Voglio potenziare la maglia macchiata. Ah, via. Oh, questo non me lo fa lootare. Ma io posso usarli questi qua. Cioè, tipo, fare una cosa del tipo combina. E quali erano i colori che avevo preso? Viola e. Mamma mia, che schifezza. Sembra un alien. Viola e. Vabbè, senti, vaffanculo, viola. Niente, no, non si può fare. E se invece provo con quella tutina che ho comprato, che ho preso prima, questa, tipo, faccio così e ci metto il viola sopra. Yeah, fantastico. E se io ci metto questo e voglio potenziare la tutina? Me l'ha potenziata? Ok. E se io lo voglio rifare. Cioè, ma quindi solo sulle robe grigie. Che poi che fai? Le infondi con le statistiche. Devo capire come contano che tu potenzi le cose. Metti. Io lo metto qua un'altra volta. Vediamo. C'aveva 131. Me l'ha potenziato una volta. Che cazzo ci faccio? Ma vattine. C'è la frutta qua. C'è la verdura, scusate. No, però la zucca avvelenata no. A botte di birra. Posso riempirmi qualche bottiglia. Un sacco a pelo. Cosa. Com'è impossibile raggiungere? Ah, mettilo giù. Oh, lo fa Ifan che lui c'ha la telecinesi. Ma veramente? Chi è che c'ha la telecinesi? Senti. Ma veramente nessuno lo può fare. Ma stiamo, scherziamo, non posso prendere quella merda di cassetta. Porca puttana. Che qua la situazione sì, è triste, è triste. Hanno devastato tutto qua. È successo un casotto. I've spotted something. I've spotted something. Vai, vai. È un bauletto. Collana del sole. Pergamena inutile. E uno scudo che si chiama Lucio. Lucio, però non è male sto Lucio, eh. Mortacci, 10% probabilità di parata, armatura magica. Pergamena
3 forza, resistenza a tutti, a una mano, perseveranza, boom bam bim bam bam. Cioè, veramente tutto Lucio, bello. Fammi vedere un po' com'è addosso Lucio. Quattro, si sposa anche bene con la... Ecco, una cosa che non mi piace a me, per esempio. Mazza, mi scende la salute. Ah, perché questa da 5 costituzione. Guarda 5 costituzione, quanta roba di Dao. Non lo so, non lo so. Qua il problema è che lo scudo ti abbassa di troppo, troppo il danno. Infusi, sfusi. Questo già l'avevamo letto. Infusi, sfusi, infusi, sfusi. Ah, tutti i cosi di infusi, sfusi. Ma questo non era... No, ok, ce ne stanno più di uno simile. Che dicevo, ma questo qui non era dove avevamo incontrato la nostra principe. La nostra principessa. Vedi che i vestiti in teoria dovresti poterli tingere. Io non capisco perché non te li fa tingere. Un porcino. Ah, pure il Fomentarius c'è qua. Bene, il Fomentarius già l'avevamo letto. Loot. Succa buona. C'è una nana che si chiama Tyne che guarda il casotto. Oh mamma paparina, ma che è successo qua? Per la grazia di Duna. Senti, sono cadute delle mele qua. Aspetta un attimo, eh. Che buono. Siend. Zaino. Butta via. Fuori dai coglioni questo zaino di merda. Oh. Well, well. Ma perché non me lo butti per terra lo zaino? Ma qual è il problema? Mettilo qua. Oh. Parliamo con Tini. Ma non ha l'aspetto rozzo. Sembra rusticissima. Guarda lì col doppio coltellaccio. Cos'ha in vendita? Un merluzzo, dei pantaloncini e 140 d'oro. Non male. My driver, my cart wolf. Look at him. Ah, era. Vabbè. Scusate. Cart wolf, no? Cart inteso come carro, lupo, ok. Inteso come il lupo da traino. Ma possiamo tradurlo come carretto lupo. Abbiate pazienza. Voglio dire, me lo fate tradurre a me il prossimo Divinity, please. Ci sono degli errorini che veramente vanno sistemati, cazzo. Che cazzo è il carretto lupo, maledizione? Osservatelo da vicino. Per che cosa? Non lo so, non so neanche cos'è un carretto lupo, amicatine. Guarda giù verso il relitto sottostante e chiedi cosa è successo. Void woke him. Weren't anywhere near us, but old Max sniffed him out anyway. Got so spooked he pulled my carriage right off the bloody bridge. Pulled my driver off with him. Mortacci. I rolled out in time. Beh, magari però posso andare giù a vedere se c'è qualche mutino da lutare, no? Void woken, I suppose. Qualche loose. But they deserved better da rimediare. It is. It were a wedding. Event of the season over at Mikhail Ross's estate. Era per un matrimonio, evento della stagione. We were going in place of our boss. Okay. Mikhail Ross, andavamo al posto del nostro capo. Ai ai ai, male male. Quindi il capo poi doveva comandare perché parlava del capo. Loard, gnaw my ear off if he perceived Shavy's emissary. Loard l'ha mandata. Safe to say we won't be going anywhere now. Zia mia, è che non conosco Loard. Qua tutto torna, eh. Il nostro amico Loar. Allora, qua giù sicuramente si può andare. E a giudicare dalla situazione ci sarà un combattimento qua giù. Mi ci gioco ciò che vi pare. Mamma mia, ma la città è un disastro. Io vorrei... Serve proprio il coso, eh. Serve proprio il teletrasporto.
wedding can't have gone on after all this. Allora, fammi fare una cosa, stacco bestia. Parte tu, fai riposino. Bestia. Andiamo alla sala degli echi. Poi andiamo a parlare con Mirana, Almira. No, fammi andare a parlare direttamente con questo. No, però aspetta, aspetta, i libri. Dove cazzo li posso trovare i libri delle spell d'aria? Perché questi qui non c'hanno. C'hanno le spell particolari loro. Ma should know better by now than to think we're safe. C2 35k, cioè io. Stai impaccato di soldi, amico mio. Perché volevo prendere il carino pure il Windwalk Totem, che dà wind haste slow immunity a tutti. Volevo prendere quella merda di spell che fa, che teletrasporta, letteralmente è il teletrasporto. Però questi qui, questi tizi qui c'hanno le spell quelle speciali, non c'hanno le spell del PF. Spell speciali. Dove posso andare a rimediarle le spell normali? Non qua. Sicuramente non qua. Andiamo da Almira un attimo. You're lucky that I enjoy a bumpy ride, my dear. Aspetta. Our arrival here was vigorous, even for my tastes. Evasione, tanto che ci vorrà? Uno aerodeurgo, due aerodeurgo. Vabbè, vabbè. Ora lo andiamo a fissare. Prendi il congedino qua. Ah, lì l'avevo messo il punto lui. Andiamo a prendere subito e subito. Zippiti, zippiti, zippiti. Devo rinunciare a una spell tra le varie cause. Cosa posso rinunciare? Nibbio, così almeno riusciamo a spostare le cose. Si fanno un po' meno danni le mie evocazioni, ma va comunque bene. Corazza di ghiaccio, freddo rigenerante. E che sono tutte buone queste spell in realtà alla fine. Via, levo Barkskin che è mezza useless. Al teletrasporto, man. Che poi il teletrasporto è tipo una delle spell più fighe che ci sono nel gioco. Chissà perché non ho mai deciso di usarle. Perché in effetti sono niente, niente male come spell. Oh mammina, lui non ce l'ha. Ma scusa, ma le piramidi me la ridate tutte a me? Ah, beh, mi sa che stavo a guardare il posto sbagliato. Questo. Ma che cazzo mi è stato detto? Scus. Quella gialla. Beh, senti, diamo questa qui a bestia. Destination Pyramid doesn't answer the call. Oh, che sbatta, devo uscire da qua, va bene, ho capito. Con le sue zampine piccoline e corte. Così possiamo prendere quel cadavere rigonfio e vedere cosa c'ha dentro. Arx su Bobby. E eccoci qua, aspettiamo che carica le textures. E caro nano, prendi questo e mettilo qua. Meh, poteva andare meglio. Vediamo questi altri, va. Fammi salvare intanto. Un lupo morto e un cocchiere morto. Non c'è nient'altro di roba morta da lootare qua, no. Scorza di zucca, inutile. Artiglio di intestini. Vai, mangia. Che buono.
la pappa. Gli è piaciuta, però, sembrerebbe. Non è felice del fatto che io ho lasciato mangiare degli intestini di lupo. Non sono contenti di niente questi qua, comunque. Non per lamentarsi, sti giovani d'oggi. E il cocchiere, che ha un arco di merda. Lettera raffinata. Al nostro stimato ospite, con un invito speciale, siete invitati a condividere il giorno del matrimonio della mia cara figlia Isla nella settimana della giornata di Lucian. Il matrimonio si terrà nel nostro tenuta ad Arx, come previsto, in attesa della vostra gradita presenza, Mikhail Ross. Quindi lei aveva detto il vero. Tra l'altro, un'altra cosa interessante. Che più che altro è una cosa interessante, una cosa veramente grossa di questo gioco. Si sono sbattuti a mettere il cadavere della cosa qua e anche la lettera sopra da leggere per sgamare qualcosina in più se uno è interessato. Tanta roba. Così tra l'altro posso levarmi la gente dalle palle quando mi vengono addosso col nano. Niente male. Ok, la città è un disastro. Letteralmente un disastro. Non mi stupirei se ci fossero 50.000 nemici pure. Però non so. Beh, meraviglie del mondo proprio. Brava Lose che fai sempre la simpatica. Porca miseria, qua deliri. Ok. Wow. Identifying chess. 3 int. Vieni un po' qua, nano man mio. Un bastone, questo fa più danni. A 3 int. Uno a due mani. No. Però lo prendiamo, che se vende questo, se vende bene. Aspetta. Allora, qui devo vedere bene le mie opzioni qua. Allora, diciamo qua, ok, possiamo pure andare e poi andiamo dentro a vedere che succede. C'è qualcuno vivo qua? Sì, uno scorticatore del vuoto ed è anche abissale, peraltro. Diciamo che ci voleva di meglio, eh. Lì, tra l'altro, è dove è sbucato quel coso gigante che ha fatto un casino. Eh sì, proprio qua è sbucato. Certo, la morta. Da questa parte non credo ci sia nulla, ma comunque andiamo a dare un'occhiatina. Che ero stato qua un secondo fa. Cos'è che hai trovato? Ah, ci stai sopra. A vedere un po', ben fatto, meno male, c'era qualcosa. C'è anche una trombetta. Allora, borsello. Zaino. Qualcuno ci aveva sotterrato della roba, della corda. Zaino, c'ha una pergamena. What? Che c'ha sto zaino? Pergamena, mela. Senti, la rimetti non dove stava. E il borsello. Ecco, questo è buono per esempio. I denari, i grimaldelli e la conchiglia. Beh, c'era un po' di robetta così sparsa in giro. Poi ludiamo pure questo. Allora. Evitiamo questo tizio qui, tra l'altro si cura anche. Vorrei continuare la mia gita in questo posto dimenticato dal signor. Ah, di qua era da dove saremmo potuti venire. Che c'erano gli cosi, i roditori là che ci dicevano che si buttavano di sotto, eccetera eccetera. Che costruzione curiosa. Cosa sarebbe sta cosa? Stranezza. Ci nutriremo delle vostre anime. Bene.